E ribenvenuti ragazzi, purtroppo vi avviso già che abbiamo passato il girone dell'Europeo con l'Italia, metterò solo forse le due partite, eliminazione diretta del tabellone con l'Austria. Non è andata bene, ve lo dico già, se le volete guardare le guardate, io me le metto perché un indomani è sempre un ricordo che uno ha e niente, non riesco più a vincere. Belgio, Danimarca e l'ha vinto la Francia. Dopo 9 edizioni su PES lo rivince la Francia. Vabbè. Siamo a un altro epilogo, un'altra storia, quindi siamo con il Napoli. Arriviamo da un convincente rientra João Pedro, abbiamo tutto pompato. Fernandez è un po' vecchiotto, io metterei qui non lo so chi mettere qui, ma potremmo lasciare anche lui perché alla fine va bene così. Sergio Lozano, mediano, io vorrei provare niente, a lasciare lui. Mamadou, che a fine stagione si ritirerà, Pignacker, Van der Werf, facciamo giocare un po' con Luca. Gelmi, Mirante, lasciamo Mirante. Dico e Tosi sono pompati, li portiamo su tutti e due. Questo è un giovane molto interessante. Abbassiamo Gelmi. Jervis non ha molto spazio, ma è giovane, avrà motivo di farsi. Giochiamo con il Napoli, quindi abbiamo Garcia, che lui l'abbiamo venduto perché ho bisogno di soldi. Poche balle, così. Anche perché dovessimo mai andare in Europa, bisogna sicuramente comprare gente un po' più forte. Allora, altro contropiede su Garcia, l'ancoraggio glielo diamo non a Fernandez, ma a questo fragapane, anche lui è stato venduto perché non mi convince proprio nulla, no, non mi piace, quindi inutile star lì. Ok, andiamo al Bentegodi. Dopo pareggio con la Juve e due sconfitte di fila con Atalanta e Milan, giochiamo questa quarta giornata di ritorno. Tra l'altro questo weekend inizieranno Serie B e Serie A, quindi stasera bella partita, Bari-Genoa, grande rivalità perché i baresi anche sono gemellati, oltre che con Salernitana e Reggina, con la Sampdoria, quindi grande rivalità lì sicuramente. E stiamo al Marcantonio Bentegodi, tutto pronto, andiamo subito in campo e si parte con Garcia. Pallone a Sergio Lozano, l'appoggio è per Torres, l'argentino che non ha brillato nelle ultime due partite, ma voglio dargli fiducia. Torres, Pignacker, esterno per Corlucca, chiama se vediamo, può avanzare. Fernandez, lasso. Pallone a Darmian che rientra molto bene, ancora Darmian che può andare sulla fascia. Va a effettuare questo cross, la sfonda di Garcia per João Pedro che appoggia al portiere Perin, acquistato in questa master dal Napoli. Buon portiere Perin. Grimaldo, Insigne, Lorenzino, attenzione, pallone Fabian Ruiz, si gira ancora il Napoli, può avanzare, subito il raddoppio del Chievo, ma ancora Fabian Ruiz, Rovella, fermato, c'è il fallo di Corlucca, sfondamento, calcio di punizione per il Napoli. Si partirà con questa parabola di Fabian Ruiz in area di rigore. Invece no, appoggia Di Lorenzo. Fermato dall'argentino, da Torres, che cerca subito João Pedro. Tiene lì la palla, João Pedro la difende, poi l'appoggio. Torres. Ancora Mamadou Kandé. Lancia Pedro, niente da fare. Fabian Ruiz. Ancora Napoli. Lobotka. Per Milik, niente da fare, Pignacker chiude bene la difesa del Chievo, Darmian, e allora la palla da questa parte, si gioca su Lozano, alza la testa, Lex, Fragapane, c'ha spazio, può andare al tiro, vediamo cosa combina, parte tiro, la manata di Perin, bravo Fragapane, anche se vai via, però dobbiamo avere gente molto più forte, ok, Darmian qui si addormenta. Chiama tutti a salire l'allenatore del Napoli, ancora Matteo, Darmian, Fragapane, l'appoggia lì, vedete che proprio non ce n'è con sto giocatore qua, niente da fare, Insigne, Koulibaly che è andato al Chelsea nella realtà, grave perdita per il Napoli, Rovella, Lobotka,
E allora Fabian Ruiz che può manovrare, il tocco è ancora per Lozano, parte il tiro ribattuto, ancora Rovella, deve uscire il Chievo. Ancora Fabian Ruiz, bravissimo qui Fragapane però stavolta. E allora Garcia, niente da fare, palla che non viene tenuta nei piedi. Perin, non riusciamo più a vincere una partita, è più di un mese che non vinciamo una partita, è un mese e mezzo. Fabian Ruiz, dopo il grande girone d'andata, non si riesce più a vincere. Allora Milik, Darmian, sempre presente. Allora Fernandez, gran piede, palla Garcia che si gira, niente, anticipato. E allora si va da Grimaldo, Koulibaly. Fabian Ruiz, un bel Napoli, sta giocando bene. Attenzione a Lozano, palla in mezzo, mamma mia che parata al portiere. Allora Insigne, attenzione che la può mettere, non facciamo fallo, bravissimo Darmian. Niente. E Fernandez mette giù, e ci sarà cartellino giallo. È giusto, fallo netto, entrata sulle gambe. Possiamo rivedere, brutto fallo, eh sì, brutto fallo, ci sta l'ammunizione. Attenzione a Milik, attenzione a Milik. Grimaldo mette in mezzo Pigno che era piazzato, allora ne esce, lo bocca, niente da fare, non gliela togli. Palla di Lorenzo, all'indietro Rovella, 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 niente da fare, ancora Napoli. Poi Mamadou Kandré che si perde. Allora la palla è per Darmian che cerca l'1-2, lo ottiene, poi Garcia, Garcia mette in mezzo per Fragapane che si deve solo girare e dargliela bene a João Pedro, ma è fuori gioco. Troppo lento sto Fragapane, troppo lento. Qui bisogna avere velocità, perché con la patch che ho messo l'anno scorso è cambiata anche la Master League, è diventato davvero difficile vincere. E allora ripropone, ancora la palla verso Garcia, se la fa ridare, niente da fare, non si capiscono Pedro e Garcia. E allora la palla in avanti, ancora Milik, allarga per Lozano. Mamadou cerca di chiuderlo, la palla in mezzo, colpo di testa, mamma mia, di Lorenzino, e la palla è alta. Si riparte, è una bella master, mi sto davvero divertendo, altro che tanti giochi delle balle. Torres, pallone in mezzo, e allora João Pedro prova a passarla, gli rimane lì, fragapane, stoppa sta palla, ma che cazzo c'hai nei piedi? Ibrahiman, Ibrahim, vabbè, Di Lorenzo, Lozano, gioca bene il Napoli, cerca la vittoria in zona Europa, viene messo giù, ma forse non c'è assolutamente fallo, attenzione, ancora manovra bene il Napoli, Mamadou Kandré, niente da fare, non gliela si toglie. E allora Di Lorenzo, ancora Lozano, fermato stavolta da Mamadou Kandré, che adesso fa proseguire João Pedro, la gira per Garcia, dobbiamo salire, dobbiamo salire, la palla in mezzo a Fragapane, no! No, doveva girarla per João Pedro, non capisce un cazzo quello lì. Niente da fare. Pignacar, sempre presente anche lui. La palla adesso per un buon momento del Chievo. No, boh, toglilo, 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 toglilo. No, io ste sporcherie non le voglio vedere. Bravo Pignacar, sempre che lotta come un leone. Pallone a Fernandez e allora a Sergi Lozano. L'allarga per Torres. Ma dai. Niente da fare, non riusciamo ad andare in profondità, niente, non diamo profondità alla mano. Spalletti sta allenando bene il Napoli per adesso, allora questo Garcia fuori dalle balle, dentro il bomber, Niambò, João Pedro, io guardate dove lo metto, attaccati, seconda punta, via Fragapane, si modifica tutto l'attacco e si mette Tosi e Niambò. Ok, siamo a posto così, ma io toglierei anche questo Fernandez perché non è che mi piace molto, cioè non che non mi piace, Camano e Sergi Lozano, perfetto, cambia tutto, ancoraggio su João Pedro, Niambò, ok, andiamo in campo così.
secondo tempo sarebbe un altro pareggio dopo due sconfitte. Non ci serve a niente, dobbiamo puntare almeno all'Europa League. Koulibaly, Grimaldo, Insigne, Lorenzino. Subito raddoppiato, molto bene allora Camano. La palla adesso verso Torres. João Pedro mette in mezzo questo pallone deviato. E si riparte con il Napoli che qui commette una brutta leggerezza. Perin. Koulibaly. Ancora Napoli, Koulibaly, Grimaldo, niente da fare, non riusciamo a giocare, Insigne e allora Milik, ancora Napoli, pallone in mezzo, Fabian Ruiz arriva, Mamadou, 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 grandissimo, riparte adesso pericolosamente il Chievo, attenzione, Torres porta la palla, preferisce darla a Kanté. Bravo Tosi, subito di prima, João Pedro e allora Gnambò, attenzione che si gira, mette in mezzo questo pallone per Camano, Camano, la palla in mezzo per Mamadou che la alza bene, non ci arriviamo di testa, Torres e allora la palla a João Pedro, carica il destro, fuori, mamma mia, questo è l'attacco che voglio io, la velocità, la velocità, Cairo man, Parassita man. Ok, grande odio su di lui, sempre, finché sarà qua, dopo tutte le porcherie che ha combinato. Rovella, Fabian Ruiz, vicino al gol, Chievo, attenzione adesso, dobbiamo approfittarne, chiudere ogni varco. Rubiamo bene palla, ma è fallo. Rubiamo bene palla, ma è fallo. Porca puttana. Ciao, questo è il gran gol. Vedrete, Grimaldo deviata, va a prendere. Proviamo a alzare tutta la squadra, vediamo se ci sarà un possibile contropiede veloce. Gnambò, non devi stare qua, non devi stare qua. Esce Mirante, Mirante. Esce il Mirante, recupera Torres che oggi sta giocando una grande partita. La palla adesso verso João Pedro che aspetta di far stendere un po' la squadra. Bello il passaggio di ritorno adesso, girati qui. La palla per Gnambò che gli sfila via. Niente, non può tirare. E allora si appoggia a Mamadou Kanté. Pallone a Torres. Torres che avanza, la mette in mezzo a Gnambò. C'è fuori gioco, buttano troia. Esce Lozano, entra Politano. Non cambia nulla, sempre un esterno. Perin. Che partite però, sudate. È giusto che sia così, perché troppo facile anche campione non avrebbe senso. Attenzione, vabbè, lasciate stare i rimpalli che sto gioco ne avrà sempre. Milik. Di Lorenzo. Prova a mettere in mezzo, non ci arriva Pignac, ci arriva Rovella, ma poi Pignac, guardate che sfega. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo. E allora Corluca pronto a intervenire, attenzione. Palla in mezzo, Mirante. Il tiro poi al volo. Pericoloso di Fabian Ruiz. E palla alta. Non diamo punti di riferimento, proviamo. Vediamo chi poterla dare. Sono tutti alti. Qui è pericolosa darla. No, no, butta su, butta su. Lancio lungo, Gnambò lascia sfilare. Ancora Napoli, Grimaldo. Il risultato è giusto, perché non è che sono state grandi azioni. Chiude bene Corlucca. Cede la palla adesso in avanti, chiamano Camano a salire, Camano che c'è spazio, attenzione, si gira e si allunga il pallone. Gli avevano fatto lo spazio per il tiro e si è allungato il pallone, attenzione che adesso qua il Napoli che replica, fermato ancora Corlucca, pallone, fallo, cartellino giallo per Milik.
entrata anche questa, non bella, eh sì, cartellino giusto, anche per lui. Proviamo l'1-2 qua, la palla Pignacher, subito la manovra, veloce del Chievo, dobbiamo salire, no, non ha seguito Lozano, ma porca troia. Attenzione che qui Camano adesso conquista la palla, deve tirare prima, fa questo tiro a giro, che piedi c'hai, ma che piedi c'hai, dai, va bene, dai, non buttiamoli giù di morale sti ragazzi che stanno facendo il possibile, mamma mia, l'ha allargata troppo. Cambio Lozano, dobbiamo costringere il Napoli, colpo di testa e la palla rimane ancora a Torres, lo stop, ma è fuori gioco di rientro, troppo alti, troppo alti, dobbiamo alzarci quando abbiamo la palla nei piedi. Milik, bravo Lozano, la palla adesso è per Joao Pedro, ecco Tosi, niente, non gliela è andata una giusta questo ragazzo qua, c'è un gran tiro questo, eh. Riconquistiamo palla e niente da fare, questo Napoli gioca davvero bene. De Sciglio, attenzione a De Sciglio che va fino al fondo e poi viene chiuso col tacco con eleganza in calcio d'angolo, altro pareggio in arrivo, mi sto rompendo le palle io, entra Anguissa, pallone in mezzo, attenzione, battuto corto Tosi, niente da fare. Allora Camano conquista la palla, adesso ci dobbiamo alzare, Tosi porta la palla, se la deve far ridare, no, madonna che movimenti sbagliati però che fanno, si allargano troppo ste punte, Cristo, troppo, devono giocare più centrali, attenzione qui, guardate che errore qua il tiro, mamma mia, ancora Napoli, palla in mezzo e subito ripropone l'azione il Chievo, tutto di prima, molto bene, allora adesso c'è Gnambo, va via Gnambo, niente, non è fuori gioco, niente da fare, non si passa, non c'è un cazzo da fare, e anche il Napoli, cartellino giallo di Damiano Sensini. Niente da fare, non si riesce più a vincere una partita. Pallone in mezzo. Niente. Riconquistiamo palla. Proviamo l'ultima azione. E allora adesso il pallone da questa parte. Arriva Pignacher. Palla verso Tosi. L'appoggio, ha fatto bene a darla qua. La mette in mezzo, deviato, niente da fare ragazzi, no, non si vince più qua, e finisce così. Boh, ci salutiamo qua, cazzo devo fare, non so più cosa fare, vabbè. Andiamo a vedere la quarta di ritorno, Chievo-Napoli 0-0, Juve vince a Milano 1-0, chiaramente l'Inter perde, Atalanta 1-Inter 0, Cagliari 0-Brescia 2, Fiorentina 3-Spezia 1, Genoa-Udinese 0-0, Bologna 1-Venezia 0, Sassuolo-Roma 0-0, Lazio-Torino 0-0, Verona-Sampdoria 0-0, mamma mia. Tutti i pareggi, la Juve si ripiglia al primo posto, l'Inter scivola a meno 3 e via via. Ci sono tutte le altre, ormai siamo lontanissimi dall'Europa League, avremmo dovuto vincere questa e niente, attenzione perché siamo poi solo a 12 punti dalla retrocessione, quindi attenzione, attacco davvero sterile, penoso, va bene, niente ragazzi, ci salutiamo qui e ci vedremo per poi
Intanto andiamo a vederci qua come cazzo sia. Oggi ci lascia, meno male. Oggi ci lascia, meno male. Via. Niente. Ciao a tutti, ci rivediamo a Brescia. Brescia, Spezia e Udinese. Io vorrei fare almeno 7 punti qua, ma la vedo tosta se non giochiamo bene. Ciao ciao.